c'è il sorteggio. Dai, sorteggio, dai. Quarti di finale di Champions League, Juventus. Dai, Atletico Madrid, dai, mi piace l'Atletico. Io l'ho sempre detto, qui ci vorrebbe una squadra big. Oddio, se non esce proprio big, vabbè. Dai, ai quarti, deve essere semplice. Atletico Leicester, vai, perfetto. Cominciamo bene. Atletico Leicester, e se ne va Leicester. Rimangono Borussia e Monaco. La probabilità di beccare quelle rimane alta. Borussia Dortmund, bene. Sarebbe il colmo se ora chiamano il Monaco. Sarebbe il colmo. Per caso chiamasse il Bayern ci fa un favore, eh. Barcellona, Juve, dai. No, non ci credo. Borussia e Monaco sono rimaste Juventus e Real, Barça e Bayern. Vabbè, dai, perfetto. Quindi ora o Real o si va a casa. Incredibile, non ci credo. Seriamente. Vai, tira fuori la Juve. Un'altra volta ai quarti, dai. Pushi il Barcellona. Juve-Barcellona, no, vabbè. Vabbè, Juve-Barcellona, ok, ai quarti di finale, ok. Va, Bayern-Real, l'unica cosa positiva è che se la Juve passasse il turno. Oh mio Dio, raga, aspetta, ormai finiamo, vabbè, abbiamo capito. Vediamo quale gioca l'andata a Torino. Importante Barcellona ora, eh. Vai, l'andata a Torino, ritorno al Camp Nou. Vabbè, dai. Vabbè, raga, qualche gufone l'ha portata bene. Facciamo un po' un riepilogo di questi quarti, mamma mia. Sono arrivato giusto in tempo per registrarlo, nemmeno fatto una intro decente. Juventus-Barcellona, sembra un troll, però invece Juventus-Barcellona ai quarti di finale. Diciamo, guarda, un pelo meglio del Bayern, ma poi siamo lì. Purtroppo la sfiga c'è, ma prima o poi, come dico io, le squadre le devi prendere tutte. C'è chi dice, soprattutto, che potrebbe essere una cosa negativa prenderle ora, perché magari sono in un momento di forma, magari andando avanti stanno peggio. Però ragazzi, con questo sorteggio l'unica cosa che ci sorride è questa: la Juventus affronta il Barcellona giocando prima con il Chievo, giocando con il Pescara nel mezzo, quindi immagino della serie faccio giocare la primavera a metà, e dopo la Juventus incontra, mi sembra dopo, il Genoa. Quindi meno male conta il Barcellona in un momento dove il campionato è leggero. Guardando le altre partite, Bayern Monaco, Real Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, vabbè, comunque sì, Atletico Leicester, ti fanno sperare. È molto molto probabile avere una semifinale a questo punto, se ci arrivi, perché ora come ora il Barcellona non lo so se la Juventus ce la può fare a batterlo. Il Paris Saint-Germain ha date 4. La Juve non credo sia offensivamente in grado di farne 4 a Torino, però non è di certo in grado di prenderne 6. Quindi sarà una bella sfida. Vedremo se la Juventus a questo punto ce la può fare, perché per gli juventini che dicono magari ma è meglio prenderle dopo, è meglio prenderle prima, alla fine non è bello essere sfottuti per perdere 6 finali. Quindi sinceramente, se guardi il calendario juventino, ti rendi conto che a maggio, se non sbaglio, hai Atalanta, derby e Roma, mentre ora hai partite soft che puoi gestire bene. Quindi ragazzi, c'è Bayern Real, Borussia Monaco e Leicester Atletico. Se passiamo il turno, si può dire che rimane due squadre molto molto abbordabili. Quindi c'è questo rischio di vedere una finalista che possa essere l'Atletico, ad esempio, perché tra Atletico, Leicester, Borussia e Monaco rischiamo di vedere Atletico Borussia in semifinale. Quindi ragazzi, ci sarà una sorpresa nelle quattro semifinaliste, due big e due squadre abbordabili. Quindi credo che se la Juventus dovesse passare il turno ha due opzioni su tre abbastanza abbordabili. Certo, non come il Barcellona. Sorteggio che va praticamente quasi quasi disperato. Però l'unica cosa positiva almeno è che Real incontra il Bayern. Quindi come ripeto ragazzuoli, se questo video vi è piaciuto, se magari siete venuti qui per vedere quanto uno juventino sia triste per un sorteggio del genere perché non ti fate Juventus, niente, lasciate un like, commentate qui sotto se cosa ve ne pensate di questo sorteggio, se è orribile o se si può fare. Si può fare. La prima credo sia a Torino, e se così è, allora la Juventus, per il suo modo di giocare, dovrà gestire la partita all'andata per poi affrontare il ritorno. Certe volte la Juve, soprattutto quest'anno, che secondo me è difficile che è in grado di rimontare i risultati, secondo me giocare la prima a Torino non è assolutamente malvagia come idea. Quindi ragazzuoli, il sorteggio è questo. Ci vediamo a questo punto ad aprile, penso che sia intorno al 12-18 aprile, il periodo dei quarti finali di Champions League. Avremo, dopo rientro dalla sosta con la Gara Sondoria, Napoli due volte, Chievo, Barcellona, Pescara, Barcellona, Genoa. Vabbè ragazzi, ci è capitato questo. Tanto prima o poi quasi tutte le devi beccare. Non le becchi tutte, Bayern, Real e Barcellona, perché si sono scontrate. Quindi ragazzuoli, che vi devo dire? Fino alla fine, forza Juve, bella ragazzuoli.